Che cos'è un castello? Fortezza, baluardo della città, caserma, prigione, custode di testimonianze antiche. Oggi, a Manfredonia, il castello di Re Manfredi di Svevia, più che un museo con le sue collezioni archeologiche, è una vera, moderna agenzia per la storia. E grazie alla sua sezione didattica, luogo privilegiato dove far rivivere i messaggi remoti dei nostri progenitori italici. Nella Manfredonia attuale e nella sua riviera a sud del promontorio Garganico non è facile scorgere i segni articolati della storia, soprattutto quelli relativi alla piana di Siponto e al tratto costiero compreso fra il Candelaro e l'Offanto, territori peraltro condizionati per millenni dalla presenza di una laguna ormai scomparsa. Per esaminarli correttamente e comprenderli nella loro lenta secolare diacronia, il Museo Nazionale di Manfredonia, già da alcuni anni, ospita preziosi reperti che ci narrano gli eventi dell'antica laguna Sipontina, a cominciare dal periodo neolitico fino alla piena età romana. Per ora sono aperte al pubblico due esposizioni. Una su Coppa Nevigata e i villaggi della foce del Candelaro, l'altra su Grotta Scaloria. Si tratta di villaggi neolitici che occupavano le alture in prossimità dei fiumi come il Candelaro, vicine al mare aperto, ma protetti dalla laguna. Le genti che ci abitavano erano dedite, oltre alle attività agricole e di pastorizia, anche allo sfruttamento delle risorse marine, come la raccolta dei frutti di mare. Ne sono la prova l'enorme quantità di strumenti in selce rinvenuti a Coppa Nevigata, utilizzati per l'apertura dei molluschi, come il cardium. Di un magico culto delle acque di Stilicidio ci parlano invece i vasi in ceramica dipinta rinvenuti nella Grotta Scaloria, presso Manfredonia. Ma al grande pubblico, il Museo di Manfredonia è celebre per un altro motivo. L'esposizione, nei suoi porticati interni, di numerose pietre tombali, le stele daunie, un'eccezionale testimonianza della cultura protostorica italica dell'età del ferro. Il testamento per immagini di una comunità, i Dauni, che provenienti forse dalle coste illiriche, occuparono le alture o coppe che emergevano dalle acque della laguna Sipontina. Capanne arcaiche, sepolture in tomba a fossa e un ambiente tipicamente lagunare che consentiva la caccia e la pesca, oltre agli scambi per mare, sono lo scenario in cui devono iscriversi le stele della Daunia, singolari lastre di pietra calcarea di forma rettangolare, decorate sulle due facce principali e sormontate da una testa. Esse rappresentano, secondo schemi ben definiti e ripetitivi, una figura umana, forse il defunto, caratterizzata dalle braccia ripiegate sul petto in cui campeggia il pettorale a doppia ascia e posta trasversalmente una spada con impugnatura a crociera riposta in un fodero. La parte posteriore è occupata in parte da uno scudo di forma circolare, variamente decorato. Ma se questo apparato iconografico è chiaramente riferibile ad individui maschili appartenenti alla classe guerriera, non meno suggestive sono le stele con ornamenti. Collane, fibule, pendagli, cinture, guanti e nastri pendenti ci riportano ad un mondo remoto ed affascinante. Le lastre, oltre ad assumere un significato specifico perché riferite a precisi personaggi, fungevano, e questa è l'originalità, da supporto ad un vero e proprio linguaggio per immagini, ultimo messaggio affidato alla pietra. Episodi di vita quotidiana, scene rituali, raffigurazioni legate al culto, scorrono davanti ai nostri occhi
offrendoci uno spaccato della civiltà dei Dauni fra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Su questo formidabile repertorio di immagini, immediatamente riconducibili a momenti di vita reale, il Museo di Manfredonia ha gettato un ponte con la scuola, dialogando con gli alunni delle scuole elementari e medie. Quei strani disegni di animali e personaggi fantastici non sono forse fumetti di 3000 anni fa che ci raccontano le vicende quotidiane di donne e uomini che abitavano gli stessi luoghi in cui oggi noi pure viviamo? Non occorre andare con la fantasia nelle praterie del West per respirare l'avventura. Il museo, dunque, va incontro agli studenti e non viceversa, e parla finalmente la loro lingua, il gioco. E proprio per avvicinarli alla storia, all'archeologia addirittura. Una prima sperimentazione grafico-ludica avviene nel 1987 con il quaderno pilota Giocare con le stele e indirizzata a piccoli allievi di 8-10 anni che si impadroniscono degli schemi compositivi delle stele ridisegnandole a modo loro. E tra vivaci discussioni si inventano una storia personale utilizzando elementi tratti dalla loro vita o da quella del gruppo, della banda, che si dà un abito, stabilisce un codice di comportamento e si costruisce, a mo' di stele, un segnacolo individuale che funziona, nel gioco, come una tessera grafica di riconoscimento. Ma la sezione didattica del Museo di Manfredonia si è spinta oltre, mettendo a punto un'unità didattica composta da 4 album. Il primo, corredato da schede informative e disegni, ha un carattere monografico. Ci racconta dei vari aspetti della civiltà Daunia. Usato singolarmente o base di partenza per nuove ricerche, è una sorta di serbatoio di notizie a cui lo studente può attingere in ogni momento. Gli altri 3, invece, prevedono un approccio ludico-operativo da parte degli studenti. Per esempio, nei disegni riportati nel secondo album, la scelta del colore più adatto a personaggi, animali e scene costituisce lo spunto per far nascere nello studente la curiosità e la voglia di porre domande che lo avvicinano, come per gioco, all'argomento storico di cui le stele sono la testimonianza. Nel terzo album, gli allievi sono coinvolti attivamente nella ricostruzione di un villaggio. Da un repertorio di personaggi, animali e oggetti volutamente eterogenei, essi sono invitati a ritagliare quelli più pertinenti all'ambiente e all'epoca studiata, per poi incollarli in uno spazio compositivo predeterminato. L'ultimo album è certamente il più creativo e in un certo senso conclude in bellezza l'esperienza didattica. Lo studente, ormai coinvolto e motivato, diventa creatore e regista di fumetti, riferiti sì al mondo dei Dauni, ma filtrati attraverso la finzione, il gioco, il paradosso, che sono il frutto di una libera fantasia. Cioè, apparso tra le nuvole. Ma dici davvero, Teo? Chissà dove sarà arrivato il sasso di Teo. Accidenti! Teo ha colpito una stella! L'obiettivo, dunque, è raggiunto. Il castello si fa scuola viva. Palestra di educazione attiva, agenzia per la nostra storia, dove docenti e allievi, indagando nel passato, preparano il futuro.